Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi andiamo a guardare le parti basse delle finestre, anzi, ancora prima, le parti basse del controtelaio, quelle parti che nessuno vuole mai vedere, ma che sono molto, molto importanti. Andiamo subito, trasferiamoci nelle parti basse. Eccoci qua, siamo nella parte bassa della finestra, quindi dove troviamo il davanzale in marmo e granito o la soglia sempre in marmo e granito. Questi materiali sono materiali con un potere conduttivo molto elevato, quindi portano all'interno della casa tantissimo freddo in inverno e caldo in estate. Sono i cosiddetti ponti termici. I ponti termici sono dei punti troppo freddi che creano sempre dei problemi, soprattutto nelle case nuove o quando si sostituiscono gli infissi. Cosa bisogna fare per interrompere questo taglio termico? Bisogna appunto interrompere il davanzale. Se è di tipo vecchio, basterà tagliarlo e separare la parte esterna dalla parte interna. Se è un davanzale nuovo, bisogna costruirlo più corto e interrompere il passaggio di freddo e di caldo con un materiale isolante. In questo caso è un quarto lato, ma potrebbe essere anche un foglio di materiale isolante o qualsiasi altro tipo di materiale, ma appunto che interrompa il davanzale esterno da quello interno. Eventualmente dentro può anche non esserci. Io potrei appoggiare la mia finestra qui sopra, nascondere il quarto lato e il taglio termico che genera il vetro, il telaio, si va a fare anche nel sottobancale. Oltre al quarto lato, un'altra strategia per ottenere lo stesso risultato è andare a isolare tutto il muro. Questa è una simulazione di un muro che lo posso fare con un materiale isolante mentre lo fa il muratore, oppure lo potrei fare con un vero e proprio elemento già sagomato, completamente isolante, già con la sua pendenza, in modo che qui vado ad appoggiare il davanzale in marmo e in granito e ottengo il medesimo risultato. Con questo sistema qui, è un sistema che nasce già fatto così, ha già la sua pendenza, ha già tutti i suoi elementi certificati, è fatto molto bene, ma se c'è un buon muratore, il cantiere, e mi riesce a fare questo risultato qui, come puoi vedere ora in questo video, va benissimo. Comunque, minimo quarto lato, meglio sottobancale artigianale, ancora meglio sottobancale praticamente creato in fabbrica, su misura, degli spessori opportuni e del materiale giusto. Hai scoperto anche tutto quello che dovevi scoprire sulle parti basse? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!